Mariam vive da 3 giorni di cammino da Bosaso. 2 giorni se si va con gli animali, con un dromedario. Ma non tutti hanno un dromedario. E Mariam non ce l'ha. Se poi trovi un passaggio con un'auto lungo le piste delle montagne, puoi arrivare a Bosaso in mezza giornata. Andare e tornare anche in un giorno solo. Sempre più spesso, Mariam approfittava di un passaggio in auto, anche perché è difficile rifiutare una richiesta da quel suo bel viso. Mariam è infatti di una bellezza straordinaria. 18 anni appena compiuti, una donna fatta sotto quel suo vestito largo e colorato. Ama molto i colori. Si veste sempre con dei colori forti che esaltano ancora di più il suo volto intenso. C'è chi dice che le donne somale siano le più belle al mondo. Mariam è sicuramente una di queste. Non si occupa di politica, ama la sua terra, la sua gente, e questo le basta. Le faccende della politica e della guerra sono cose per uomini. Però, da quando gli italiani hanno iniziato a costruire la strada, qualche informazione in più la cerca. Sarà che ogni volta che le capita di andare a Bosaso, vede la lingua di asfalto addentrarsi sempre più verso il deserto. Fra poco la strada arriverà anche lì, attraverserà il suo villaggio per continuare diretta a Gardo. C'è un altro aspetto che interessa molto Mariam, il fatto che a costruire la strada sono gli italiani. Mariam ha un certo interesse nei confronti degli italiani, ne è in qualche modo attratta. Suo nonno le aveva raccontato molto degli anni di Mussolini, della guerra all'Etiopia che tanti somali avevano combattuto insieme, proprio come esercito italiano. A oltre 40 anni di distanza, l'italiano è ancora lingua di Stato, ma in pochi lo parlano ancora. I più anziani lo ricordano. Anche suo nonno lo ricordava e lo parlava bene, e lei aveva preteso che glielo insegnasse.